Finalmente è arrivata l'estate, tempo di andare in spiaggia, in montagna, uscire con gli amici, oppure no? Perché noi siamo TV Lovers e questo momento di bella stagione e di tempo libero può essere bene impiegato in qualche revisione e recuperone di quello che ci siamo persi durante l'anno. Sono già passati i primi 6 mesi del 2019 e al cinema sono già usciti un sacco di film, alcuni fantastici, altri un po' così così. Insomma, ho un po' spulciato le mie tabelle di visione e ho scelto i 10 film che mi sono più piaciuti in quest'annata, tra quelli che sono già usciti nelle sale italiane. Questi sono i 10 film più belli, più entusiasmanti, più fighi visti in sala all'inizio del 2019, da gennaio a giugno, quelli che vi consiglio di recuperare. Cominciamo subito, rigorosamente in ordine decrescente. Alla posizione numero 10 parliamo un po' di animazione. E so già cosa vi state aspettando, Toy Story, qualcosa della Disney, e invece no. Torniamo nel vecchio continente, in Europa, con 2 film davvero molto particolari, che purtroppo sono passati un po' inosservati perché sono usciti nella stessa settimana di Avengers Endgame. Vi sto parlando di Posizione a pari merito, di Lili a Parigi e Ancora un giorno. Il primo è un film francese delizioso, un film dedicato sì al pubblico giovane ma che appassionerà anche gli adulti. È ambientato nella Francia dei grandi pittori, dei grandi inventori, veramente è una sorta di easter egg storico, culturale, con un sacco di figure veramente esistenti, per esempio appare Monet, per esempio appaiono i grandi attori del teatro dell'epoca, ed è anche un'avventura, la storia di una ragazzina franco-canaca che si ritrova a Parigi, diciamo, per lavorare a teatro, mettiamola così, non vi svelo troppo, e si ritroverà coinvolta in un'indagine investigativa con un suo amico fattorino per scoprire dove siano finite una serie di ragazzine che sono state rapite. È un film per bambini, come vi dicevo, sì, ma anche per adulti, e tra l'altro è il film più turbo femminista che vedrete quest'anno. Avete presente, non so, Capitan Marvel o la nuova Jasmine supercombattiva? Niente rispetto a Di Lili, una piccola perla che vi consiglio di recuperare, così come Ancora un giorno, che è sì animazione, è un film polacco, però è un film decisamente per adulti. Si parla di un reporter di guerra, una figura storica realmente esistente, l'autore di questo bestseller che si intitola appunto Ancora un giorno, che si è ritrovato coinvolto, suo malgrado, nella guerra civile in Angola. So già cosa state pensando, mamma che peso. E invece no, perché questo film è sì crudo, è sì anche un po' documentaristico nel raccontarci cosa è successo. Se siete degli amanti del documentario dovete vederlo assolutamente. Ma è anche un film che ci dimostra che l'animazione non è una cosa per bambini. Posizione numero 9 dedicata agli amanti del genere criminale, crime, con una storia vera che ci riscatterà un po' dalla delusione del film su Ted Bundy con protagonista Zac Efron. Tutto quello che non è stato quel film truce, appassionante, affascinante, lo è L'angelo del crimine, El Angel, un film argentino passato 2 anni fa al Festival di Cannes che è stato veramente una piccola rivelazione. Se vi piace il cinema seducente, indie, sapete, quello un po' fighetto, con tutti quei colori molto saturati, quelle immagini studiatissime, è il film che fa per voi. Anche se siete degli appassionati di storie di veri serial killer, infatti quello narrato, L'angelo nero, è un serial killer 17enne che terrorizzò l'Argentina negli anni 70, interpretato da un esordiente assoluto, Lorenzo Ferro, che dà una performance magnetica, impossibile staccargli gli occhi di dosso, e in più è anche un film che affronta con intelligenza e un certo fascino la tematica queer. Ne sono rimasta entusiasta, si sa, io amo molto il cinema sudamericano, ma è davvero una pellicola da recuperare, vedrete che non ha niente da invidiare ai blockbuster statunitensi di genere crime. E a proposito di blockbuster statunitensi, posizione numero 8, Rocketman, il riscatto di Dexter Fletcher, il regista ombra di Bohemian Rhapsody, che tira fuori un film molto simile a quello sui Queen, raccontando la vita di Elton John, ma decisamente migliore dal punto di vista cinematografico. Certo, il blockbuster non è andato così bene come l'altro film, quello con protagonista Rami Malek, ma questo film ha riscosso tutto il successo di critica che gli era un po' mancato, ed è
a mio modo di vedere, nettamente migliore, non solo perché la performance di Taron Egerton non è mimetica ma è molto più sentita e coinvolgente, ma anche perché è un film che si prende dei rischi, che ha delle idee, per esempio quella di trasformare la vita di Elton John in una sorta di musical, ma molto cattivo, molto tagliente, non è il solito film biografico. Regia molto curata, performance da urlo, è davvero la versione migliore di Bohemian Rhapsody. Sulla musica, vabbè, stiamo parlando di Elton John, davvero ci si aspettava un bel film, ma è riuscito comunque a sorprendere, a fare ancora di più. Sembra un blockbuster americano, ma non lo è il film in settima posizione, e davvero c'è da invidiare i cugini d'Oltralpe, perché il cinema francese anche quest'anno ha riservato delle grandi sorprese. La più entusiasmante, a mio modo di vedere, è stata anche la più commerciale, ovvero Wolf Call, Minaccia in alto mare. I francesi sì, hanno fatto un mega blockbuster ambientato nel mondo dei sottomarini, della guerra, dello spionaggio, anche se in realtà è ambientato in tempi recenti. La storia del film è abbastanza canonica e chi ama il genere sottomarino, militare, caccia ottobre rosso, insomma, per capirci, lo adorerà. Ma quello che è davvero pazzesco è la storia dietro il film. Infatti è girato da un assoluto esordiente che fino ai suoi 40 anni ha fatto lavori di diplomazia, lavorava nelle ambasciate francesi. Poi gli è venuto lo sfizio, ha detto lascio tutto e vado a fare il regista. E ha bussato alla porta di Jérôme Sédoux, che è la grande eminenza grigia del cinema francese, uno abbastanza caparbio e con abbastanza portafoglio da dirgli va bene, ti finanzio un progetto di questo tipo. E il film finale davvero non ha niente da invidiare ai blockbuster statunitensi, anzi è uno dei migliori visti negli ultimi anni e bagna il naso a tutta la concorrenza americana che, diciamocelo, ultimamente su questo fronte non è che si sia mossa al meglio. Insomma, bisogna anche essere un po' campanilisti, e quindi alla sesta posizione troviamo un film italiano. Secondo me il più bel film italiano di quest'anno, che purtroppo non è stato molto apprezzato al botteghino, ed è davvero un peccato perché Il primo re di Matteo Rovere è un film coraggiosissimo. Quando in Italia si fa cinema di genere in questo modo e con questi fondi? È un film che non ha nulla da invidiare ai cugini francesi, ma anche statunitensi, per effetti speciali, per ambizione di creare un film complicato, con scene d'azione grandiose, un'alluvione, combattimenti all'ultimo sangue, ma anche un film che parli delle origini del nostro paese, perché si parla della leggenda di Romolo e di Remo, ma senza quel modo di approcciarsi un po' retorico alla grande Italia. Questo è il Valhalla Rising italiano, solo che al posto di Refn c'è Matteo Rovere, che dopo Come il vento si conferma uno in grado di sperimentare con i generi che in genere, scusate il gioco di parole, il cinema italiano snobba. Ok, capisco che può fare un po' paura approcciare un film che è parlato in latino antico, proto-latino, scusate, ma davvero ne vale la pena, in cui tra l'altro risplende l'attore più osannato e amato del momento del cinema italiano, ovvero Borghi, nella parte di Remo. Davvero un film italiano che mi ha fatto essere orgogliosa di essere una cinefila nostrana. Amanti del genere horror, finalmente è arrivato il vostro momento con la quinta posizione, anche se ho idea che l'avrete già visto tutti questo film. Noi, ovvero Us di Jordan Peele, è stato un po' il film horror dell'anno. Mi sbilancerei a dire che a fine anno riparleremo di Noi e di Midsommar come dei due film cult del genere che verranno ricordati. Personalmente devo dirvi, l'ho amato, ma con qualche pecca, però come non mettere in una classifica di questo tipo un film che ha generato così tante teorie, discussioni, dibattiti? È davvero qualcosa che ha toccato la cinefilia e non solo di genere. È un film politico, sì, perché parla degli Stati Uniti, ma di fondo è un film che fa politica di cinema, che spinge le persone a confrontarsi, che fa qualcosa di ardito, e poi con delle performance, in primis quella di Lupita Nyong'o, che probabilmente rivedremo agli Oscar, ma anche di tutti gli altri attori del cast, che sono veramente stellari. Un film orgogliosamente black e con davvero qualcosa da dire. Vorremmo più film horror così, meno jumpscare, più film horror cattivi, politici, ironici, divertenti e che ci fanno riflettere, anche se magari non capiamo bene tutti i risvolti della trama. Uno dei film che purtroppo sono stati meno visti e commentati soprattutto in Italia, ma che
davvero era uno di quelli con la maggiore qualità cinematografica agli Oscar di quest'anno è stato copia originale di Marielle Heller. Sì, una regista donna in un anno in cui appunto c'è stata molta polemica perché poche registe donne, pochi registi afroamericani, che ha espresso una grande qualità. È un film biografico, racconta una storia criminale prima per necessità e poi perché il personaggio protagonista, insomma, è anche un po' cattivo, ci prende anche un po' gusto nella truffa che fa e soprattutto è un film con due performance stellari, Melissa McCarthy e il grande ritorno di Richard E. Grant, uno che era diventato un pari a Hollywood, nessuno lo voleva più, e poi tira fuori una delle interpretazioni della vita. Anche questo ve lo segnalo come film queer, ma molto intelligente, non buttato lì per tirarci fuori una lacrima, un film in cui i protagonisti sono un po' cattivi, ma anche i cattivi piangono, anche i cattivi hanno delle emozioni. È una storia gustosissima da scoprire, ambientata nella New York dei libri, anche un po' snob, in cui chi non riesce proprio ad arrivare alla fine del mese si prende la sua gustosa rivincita. Arriviamo sul podio e la medaglia di bronzo se la prende un altro film degli Oscar, ma questo decisamente più chiacchierato, che non ha bisogno di presentazioni: La favorita di Yorgos Lanthimos. Un film con un cast stellare, ma nel senso con protagoniste, un trio di attrici proprio di quelle che vanno alle feste, di quelle che vanno sui red carpet, che ha stupito tutti, tranne i cinefili più hardcore, quelli che amano i film festivalieri, perché Yorgos Lanthimos era già un cult per loro. Sono veramente felice, lo dico da cinefila festivaliera, di vedere questa apertura al grande pubblico di questo regista greco noto per il suo cinismo, per la sua cattiveria, appunto, nel vedere il lato peggiore degli umani e un po' godere nel rimestare nei nostri lati più scuri. In più questo è un film in costume che parla di una regina inglese, è un film con una sottile sensualità, tutto al femminile, ma con delle donne che veramente se li mangiano vivi gli uomini, e in più è un film gustosamente comico, certo di un umorismo davvero molto nero, però veramente ti strappa anche delle risate. È un film davvero graffiante che ha permesso a Olivia Colman di vincersi un Oscar e che speriamo permetterà a Lanthimos di continuare a raccontare le sue storie magari in maniera un po' meno pesante, un po' più pop, ma sempre così cinica e intensa. Posizione numero 2 per un piccolo film indipendente di cui di certo non avrete sentito parlare, un certo Avengers Endgame. D'altronde è ovvio, lo so, ma come si fa a non mettere in una classifica di questo tipo un film che è entrato così tanto nell'immaginario collettivo? Pensate a tutti i meme con Ti amo 3000 o Io sono Iron Man. Insomma, sarà anche un po' popcorn movie, sarà un'immensa operazione di autocelebrazione, ma è stato uno dei grandi film che ci siamo davvero divertiti e un po' commossi a vedere al cinema quest'anno. Alla posizione 2, insomma, mi sono concessa il film blockbuster, il film un po' popcorn leggero, ma alla posizione numero 1, un film serissimo e uno dei film più belli che io abbia visto quest'anno. È il grande ritorno di un, possiamo definirlo grande vecchio del cinema europeo? Ma sì, ci perdonerà Pedro Almodovar. D'altronde, pur avendo perso la Palma d'Oro per Un soffio, una perdita amarissima, perché è veramente la terza volta che gli sfugge di mano, il suo Dolore e Gloria è stato il vincitore morale del Festival di Cannes. E occhio, perché sarà celebrato con un Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Ed è chiaro che un po' tutti nel giro festivaliero, Barbera, il direttore della Biennale di Cinema in primis, ma anche un po' il mondo hollywoodiano, è pronto a fargli avere forse una rivincita nella stagione degli Oscar. Io, se fossi in voi, mi preparerei. Forse il secondo film più bello che ho visto quest'anno, perché non vi rivelo il primo, perché purtroppo non è ancora uscito nelle sale. Lo scopriremo nei prossimi video, quindi continuate a seguirci e ci vediamo presto con altre storie di cinema e di TV.